Salve a tutti ragazzi e bentornati nel futuro di un passato presente. Su quei due sul server. Oggi facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, ma non per sfiducia nei confronti della tecnologia, è perché non ci abbiamo mai avuto tempo e quest'anno ci abbiamo avuto pure l'idea. Esatto, esiste un detto dalle nostre parti, quando mangi qualcosa che ti fa male, ho passato tutta la notte al CES. Questa è una... è una cosa che abbiamo fatto anche noi. No, sì, cioè sono successe queste situazioni, ma non è del CES che parliamo, non del CES che intende lui. Degli scacchi. Del CES 2017. Che cos'è il CES? È una fiera in cui tutti fanno gli sboroni con la tecnologia e ci sono tantissime cose iper curiose, iper interessanti, e noi vogliamo dire quello che secondo noi è più interessante, bello e futuribile. Curioso soprattutto. E curioso nel mondo della tecnologia, perché questo è un canale che parla anche di tecnologia. Perché non c'è niente di meglio di un gruppo di gigantesche multinazionali che se la giocano a chi ce l'ha più lungo. Cioè tipo, che ne so, Sony ti fa... Ti piace sto frullatore? Sì, molto carino. E invece è un'automobile. E poi arriva la Honda che fa: ti piace questa figona che c'ho con me? Ammazza, la pago tantissimo. Comunque parliamo di automobili, non parliamo mai di automobili, non parliamo mai di moto, e vogliamo iniziare da questo, perché la tecnologia si sta espandendo anche a queste che sono beni di prima necessità, non la moto, ma la macchina. Sì. Di sicuro non è un bene di prima necessità la cazzo di moto che si regge in piedi da sola. Vi ricordate quando voi al semaforo dovevate mettere il piede per tenere ferma la vostra moto? No, non dovete fare più un cazzo. Questa moto rimane in perfetto equilibrio con voi sopra. Immaginate la potenzialità di questa cosa. Potete andare in moto senza piedi. Perché tanto non serve. Allora la Honda ha fatto questa cosa. È una moto, normalissima moto, che già pesa un botto, che si autobilancia, sta in piedi da sola sta moto, senza cavalletti, senza niente. Immaginate al semaforo che voi state sulla moto senza mettere il piede a terra. Immaginate una curva che la moto vi casca e voi, invece di bestemmiare tutti i santi, che a me è successo, perché per rialzarla ci vuole una cazzo di gru, quella non casca, cioè si rialza di colpo così sparandovi dall'altro lato. Vabbè, questa è la tecnologia ancora in fase di, però potrebbe essere che ti aiuta in qualche modo a bilanciarti. Poi continuiamo. Automobili. C'è la BMW che ha presentato la sua auto. E come l'ha presentata questa? L'ha presentata dicendo: vi piaceva il tachimetro? Come? Vi piacevano le prese d'aria? Vi piaceva il cruscotto? Abbiamo tolto tutto. Adesso è pieno di schermi. Scusi BMW, ma io dove le metto le sigarette? Non devi fumare. questa plancia che è completamente piena di schermi, non c'è più nulla di pulsante, è tutto uno schermo touch, proprio proiettata nel futuro, così come la Ford che ha presentato il suo modello di auto che comincia a guidarsi da sola per fare concorrenza a chi? A Tesla, pioniere delle auto elettriche, ma ormai a quanto pare ibride ed elettriche stanno cominciando ad invadere il mercato. Ed era pure ora, ve lo dico io, perché se c'è una fonte di energia veramente pulita a questo mondo è la fregna. E puntare tutti, giusto? Comunque sì, tante auto elettriche, tante cose nuove in questo settore, e ci fa piacere vedere che la sicurezza la faccia da padrone, perché giustamente le auto che si guidano da sole. Procediamo oltre. Nelle grandi città c'è l'inquinamento. Chi va in bici lo sa, io quando stavo a Milano, quando andavo in bici all'università, mi intossicavo sempre. È uscita questa Wear Air Mask, che è in realtà una sciarpa normale, ma che dentro ha una specie di cosa che ti permette di selezionare i fumi tossici che ti entrano e non farli entrare, fondamentalmente. Vabbè, è una cosa ottima, una semplice sciarpa. Puoi tranquillamente mimetizzarti, soprattutto a luglio, con questa sciarpa dentro Milano, perché sapete, è fresca a Milano, giusto? No, però è bella questa mascherina, solo che è un po' overpriced, secondo me, 150 euro. Svedesi, non fa sempre freddo come da voi, cioè in Italia fa anche caldo. Comunque andiamo avanti, un prodotto inutile come la merda, o almeno per me, la spazzola intelligente. Una spazzola smart
che mentre ti stai spazzolando i capelli, o nel mio caso i peli pubblici, riesci a capire se la cute è secca, se sei ben idratato, se i follicoli sono in buona salute, se il capello funziona come dovrebbe e come lo capisce? In base a complicatissimi rilevamenti chimici? No, lo capisci in base al suono che fai mentre ti stai spazzolando. Ora, non vedo l'ora di testarla su un cocker e vedere che cazzo ne pensa questa spazzola. No, la cosa bella è che uscirà quest'anno, a marzo credo, indicativamente, costerà intorno ai $200. Te la regalano. Ti registrano, ti registra il suono che fa la spazzolata nei capelli e ti dice se hai fatto bene o male. Voglio subito la mutanda che riconosce dalla scoreggia se ho mangiato sano. Poi c'è lo spazzolino, vabbè, lo spazzolino c'è quello che ti riconosce quale parte dei denti ti stai spazzolando e se la stai spazzolando bene. Oggi c'è quello con lo smartphone che si attacca allo spazio, lo specchio della Laura B. Domani ci sarà lo spazzolino che fa tutto da solo senza smartphone. La tecnologia per i deficienti. La moto che sta da sola, perché tu il piede per terra non lo sai. Guarda che è pesante la moto, mo tu non l'hai mai portata, ma è pesante. L'ho portata e come? Mio padre c'ha un bestione di quelli come il tuo. Quelli sono pesanti, sono molto più pesanti quelle moto là, fidati. Quali? Non le regge, sono 400 kg. Sono pesanti perché... Il mio ex scooter faceva 350 kg. E quando pensi che fa quel mostro schifoso che c'ha mio padre? Secondo me meno, 150. Che fastidioso qualcosa lì. Comunque... io immagino che gran parte del peso venga dalla tecnologia per tenerla dritta, quindi... No, secondo me no. Andiamo avanti. Power Ray. Voi direte che è qualcosa che si spara come un raggio laser? No, è un drone subacqueo che possono usare i pescatori per attirare più pesci verso il loro amo attraverso LED, strobo e robe che non so dirvi, sonar e cose così. Insomma, c'ha la telecamerina davanti che si collega al wifi al telefono e il wifi nell'acqua prende una merda, quindi sì. Non so come caspito faccio, quanto può essere potente sto wifi. Ad ogni modo puoi vedere la cattura in tempo reale e aumenta sensibilmente la possibilità di prendere i pesci. È una cosa innovativa perché fino a ieri dovevi attirare il pesce con un'esca normale, un verme, qualcosa. Prendere il pesce, agganciarlo, tirarlo. Adesso invece metti sto drone che fa le luci, la trota muore di infarto. Quando lo vede. Poi LG Tone Studio. Tone Studio, uno dice, che cos'è? Ve lo dico io. Siccome con le cuffie non sembri abbastanza uno stronzo, esiste questa cosa che si mette intorno al collo, che sembra moltissimo, sai, l'accollo del bue dell'aratro, no? Ti metti questa cosa intorno al collo e riproduce tutto intorno a te un suono surround. Non l'abbiamo provato in prima persona, però dovrebbe riprodurre, cioè dovrebbe farti sentire dentro, come se fossi in una stanza per il 5.1, con un suono surround avvolgente. Sembra uno stronzo, ma si sente benissimo. Immaginatevi, già nelle metropolitane di tutto il mondo ci stanno questi drogatelli che vanno in giro sentendosi fortissimo dal cellulare, perché stanno queste persone. Siete delle persone di merda. Se tu ci stai seguendo e ti senti la musica dentro la metropolitana a alto volume sul cellulare, sei una merda. Sei una merda. Sappilo, perché stai invadendo il mio spazio. Voi immaginate tutti quanti queste persone con sto 5.2 che costa pure un sacco, quindi te lo fregano immediatamente appena te lo vedono, perché si toglie così. Che fa rumore qua, ma fa rumore proprio un po' dappertutto. Allora, io credo che sia una buona idea per chi vuole godersi un film da solo. Perché già se te lo vuoi guardare con la tua ragazza, siete in due con sto coso, vi date fastidio. Amore. Ti abbraccio. Vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo. Però, tecnologia molto particolare. La tecnologia deve essere anche stravagante, perché i passi in avanti si vedono nella stravaganza. Adesso andiamo a parlare di una supposta che si mette sotto le unghie. Sempre da LG abbiamo un televisore pazzesco, 77 pollici, sapete quanti sono 77 pollici? Una sverza tremenda. È un televisore gigantesco, però è sottile, 0,3 cm, cioè 3 mm, il pannello è sottile 3 mm, a quanto pare c'è anche un attacco HDMI di nuova generazione che deve essere sottilissimo e addirittura questo televisore non si attacca, cioè non ha un sostegno, si attacca tramite piastra magnetica al muro. Praticamente è un quadro che voi attaccate al muro. C'è stata 65 e da 77 pollici. Ora direte, ma quando uscirà? Esce già quest'anno e costa poco. 8.000 euro. Io lo volevo.
Andiamo avanti perché lo volevo, poi mi hanno detto quanto costava, non l'ho voluto. Anche più. Sony ci si è messa di mezzo con i televisori, lo sappiamo esattamente come Samsung, per essere proprio in par condicio, non ce ne frega un cazzo delle altre marche, e in pratica ha creato questo pannello, comunque sia, è comunque un televisore, però dove il suono esce da tutto il pannello. Si chiama Acoustic Surface e tutto il pannello è pieno di micro altoparlanti. È una cosa pazzesca, sembra magia, porco Giuda, così come sembra magia la tecnologia Tango di Asus. Cos'è Tango? Perché Tango? Me lo chiedo anch'io, se lo chiederanno anche gli ingegneri di Asus. Comunque è un dispositivo, un telefono che ha integrata la realtà aumentata. Sì, Google Tango, tecnologia Google Tango, è una cosa che sta sviluppando Google e vuole inserirà nel nuovo Zenfone, che è una macchina mostruosa perché già riesce a elaborare la realtà aumentata immediatamente, cioè direttamente, senza appesantire l'hardware. Ma dico bene, perché questo è un telefono con i controcoglioni, mi sembra che arrivi a 6 giga di RAM. Però insomma, voglio dire, si tratta di tracciare in tempo reale da una fotocamera a zero lag ed elaborare in tempo reale la realtà aumentata, traccando tutto in maniera precisa. Porco Giuda, è uno sforzo computazionale mostruoso in un telefono. La prossima volta che Nintendo caccia una console che è poco potente, io mi incazzo, perché qua i telefoni stanno superando i computer. Allora andiamo avanti, perché BlackBerry. Chi di voi conosce BlackBerry? L'azienda che all'epoca faceva telefoni aziendali che tutti volevano, perché ci avevano la tastierina, la tastiera era QWERTY, ci potevi scrivere, c'aveva la rotellina, c'aveva il mausino integrato, era molto bella tanti anni fa questa tecnologia. Oggi BlackBerry torna sul mercato perché Alcatel, una parte di Alcatel, che pure quello era morto, ma non si sa come. Madonna, che brutti gli Alcatel. Ad ogni modo, l'ha ripescata, ha detto: vogliamo fare un nuovo BlackBerry, dobbiamo andare avanti con la tecnologia. E come vanno avanti? Con i tasti fisici di merda. Ci hanno rimesso la tastiera nel BlackBerry, si chiama Mercury, questo nuovo BlackBerry che uscirà pure quest'anno a quanto pare, e la tastiera è touch, quindi tu la puoi... Io già mi vedo lo spot. Hai 73 anni e vuoi entrare nel business? Ti piace la tecnologia? No, a me queste cose dei giovani non mi piacciono, che cazzo ci devo? Toc qua, non ci capisco niente. Li vuoi i tasti? Certamente che voglio i tasti. Tutta così lo spot, con sto vecchio che finalmente è contento perché c'ha i tasti fisici. Perché? Dopo anni e anni e anni di tastiere virtuali, adesso si torna un po' indietro con il BlackBerry, che ha uno schermo e poi i tasti fisici, però capacitivi in qualche modo. Non so che cazzo di tecnologia si sia. Se li sfiori, oltre ovviamente a scrivere, è come se avessi un touchpad. Al prossimo CES 2018, Alberto Zambrotta dell'Università di Segrate ci racconterà come secondo lui la Terra è piatta. Perché questo... Vabbè, questo è tutto per questo nostro... C'è altro? Che c'è altro? Ah, Huawei, scusami. Scusate, ma è fuori onda questo. Huawei con un nuovo assistente... Con un nuovo assistente, ha scritto. Huawei caccia un altro cellulare che ci ha integrato un assistente molto particolare, perché... oltre ad avere una tecnologia molto avanzata, c'è il riconoscimento dell'iride. Ok, quindi avete una protezione sui dati che viene data dal vostro occhio. Il problema è che, per questione di sicurezza, il riconoscimento dell'iride, l'imprinting digitale dell'iride, viene fatto una volta sola all'avvio del telefono, la prima volta. È stato brutto il caso di un uomo del Massachusetts che ha tentato di fare una foto al suo cane, appena comprato il telefono, adesso il telefono riconosce l'iride del cane come iride di base. Il cane è morto e quest'uomo è costretto a tenere sto cane che frolla in camera da letto, perché se non riesce a accedere al telefono. Vabbè, cazzate a parte, però capite quando è andata avanti la tecnologia? Addirittura delle fotocamere così potenti che riescono a leggere l'iride, quindi l'iride, l'occhio. E riescono a capire che il tuo, perché l'iride è praticamente unico per ogni essere vivente, un po' come
le impronte digitali, o l'impronta dei denti, o che ne so, la sottocultura batterica del glande, ognuno ha la sua. Queste sono cose uniche. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito, un po' molte curiosità, noi ci hanno aperto la testa alcune e volevamo condividerle con voi.